Eccoci qua, cari amici, nonostante lavoro e quant'altro, come promesso il video dedicato, scusate, alla Coppa delle Nazioni Africane 2022, anche se in realtà doveva svolgersi l'anno scorso, dopo la prima giornata, quindi questo primo focus, i risultati della prima giornata sono stati i seguenti. Camerun-Burkina Faso 2-1, Etiopia-Capo Verde 0-1, Senegal-Zimbabwe 1-0, Marocco contro Ghana 1-0, Guinea-Malawi 1-0, Comoros-Gabon 0-1, Algeria-Sierra Leone 0-0, Nigeria-Egitto 1-0. Sudan, Guinea-Bissau 0-0, Tunisia-Mali 0-1, Mauritania-Gambia 0-1, Guinea-Equatoriale-Costa d'Avorio 0-1. Per quanto riguarda il secondo turno, che adesso andiamo a presentare, le partite saranno le seguenti a partire da oggi. Con Camerun e Diabia alle 17, alle 20 Capo Verde Burkina Faso, domani 14:01 Senegal Guinea alle 14, Malawi Zimbabwe alle 17, Marocco Comoros alle 17, alle 20 Gabon Ghana, il 15:01 Nigeria Sudan alle 17, Guinea-Bissau, Egitto alle 20, il 16, Gambia contro Mali alle 14, Costa d'Avorio, Sierra Leone e Tunisia-Mauritania alle 17, conclude alle ore 20 Algeria-Guinea-Equatoriale. E poi la terza ed ultima giornata dal 17 al 20 gennaio, il 17 Burkina Faso e Etiopia alle 17, stesso orario Capo Verde Camerun, il 18 alle 17 Malawi, Senegal e Zimbabwe Guinea, alle 20 Gabon, Marocco, Ghana, Comoros, il 19 Egitto, Sudan, Guinea-Bissau, Nigeria alle 20, il 20 gennaio si chiude la fase a gironi con alle 17 Costa d'Avorio, Algeria, Sierra Leone, Guinea Equatoriale, alle 20 Gambia, Tunisia, Mali, Mauritania. Concludiamo il video con l'attuale classifica dopo la prima giornata, che è gruppo A, Camerun e Capo Verde a 3 punti, Burkina Faso e Etiopia a 0. Gruppo B, Senegal, Guinea 3 punti, Malawi, Zimbabwe 0 punti, gruppo C, Marocco, Gabon 3 punti, Ghana, Comoros 0, gruppo D, Nigeria 3, Sudan e Guinea-Bissau 1, Egitto 0, gruppo E, Costa d'Avorio 3, Algeria, Sierra Leone 1, Guinea Equatoriale 0, gruppo F, Gambia e Mali 3, Mauritania, Tunisia 0. Poi per le squadre terze classificate, al momento le prime 4 che passano ai playoff sono Sierra Leone, Guinea-Bissau 1 punto, Burkina Faso, Malawi 0, fuori dalle migliori terze il Ghana e la Mauritania. Bene, per questo videoclip è tutto. Noi, per quanto riguarda la Coppa delle Nazioni Africane, ci rivediamo al termine quindi della fase a gironi il 21 di gennaio. A me non mi resta che salutarvi in compagnia del Ciuffetto Ribelle. Noi ci vediamo alle prossime occasioni. Mi raccomando, tornerò con la seconda puntata della rubrica Pranzo da Nicola sabato o domenica, vediamo un po'. Quindi buon proseguimento di giornata, buon pranzo a tutti e alla prossima. Ciao!